single day. I'm gonna make. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi la nostra consueta seduta casalinga dei detersivi terminati del periodo. Sulle labbra ho questa Generation Catrice Matte Liquid Lipstick, che non è altro che un gloss colorato che poi si mattifica leggermente. Non mi sono agghinghiata così per voi, dopo devo andare a fare la spesa, infatti non mi sono messa neanche un rossetto bello imponente. E direi di cominciare subito. Spero che la luce vada bene, perché oggi c'è un po' di brutto tempo, quindi se sono tipo bianca sbattuta mortizia, perdonatemi. Ho terminato questa lavatrice liquido monodose di Vive Verde Coop. Queste erano delle caps da mettere all'interno nella lavatrice. Mi sono piaciuti, sì, sono certificati Ecolabel. L'unica cosa è che, ecco, non rilasciano nessun profumo, però come azione lavante mi sono piaciute. Ne avevo già utilizzata una qualche mese fa. Mi piace, ma non andrò a ricomprare perché costano troppo rispetto al prodotto contenuto all'interno. Poi ho terminato un detersivo per la lavatrice che mi è piaciuto tantissimo. Sto parlando del Felce Azzurra Cenere Vulcanica 32 lavaggi, infatti è un boccettone enorme. Mi è piaciuto tantissimo, sono 1,595 litri. Mi è piaciuto tantissimo perché ne bastava poco, lavava molto bene, lasciava i capi molto molto freschi. Ha una profumazione di classico pulito di detersivo. Io ci mettevo un tappino, quindi mi sono durati anche più di 32 lavaggi. Lavava molto bene i capi bianchi, ma anche i colorati, non me li andava a stingere né niente. I capi erano belli profumosi, ma non imponenti. Si sentiva sia nella lavatrice che quando stendevo fuori, che sentivo l'aria circolare con questa profumazione. Mi è piaciuto molto, penso di andarlo a ricomprare. Come mi è piaciuto Dixan Lavanda, tecnologia pulito profondo, questo lo conosco perché in passato ne ho già utilizzato alcune confezioni. La profumazione di lavanda mi piace, l'unica pecca di questo prodotto è che se lo asciugavo fuori all'aria aperta rimaneva una bellissima profumazione, sempre non imponente. Sapete che io non ricerco le profumazioni molto forti. Se le asciugavo nell'asciugatrice prendeva l'odore del vecchio, di lavanda vecchia, non so come mai. Però adesso che sta arrivando la bella stagione, quindi l'asciugatrice non è che la utilizzerò ogni 2x3, potrei ricomprarlo perché è molto delicato, ne bastava veramente poco e lavava perfettamente sia bianchi che colorati. Ne usavo un tappino anche qua e direi che mi è durato anche abbastanza. Sono 19 lavaggi, attivo dai 20 gradi ai 60, ottimo, mi è piaciuto. Poi per quanto riguarda gli ammorbidili ne ho terminati due liquidi. Uno è questo qua di Dank Mint, 50 lavaggi, che potete trovare dal DM, 1,5 litri, profumo di primavera. Allora, da qua dentro ha una buonissima profumazione fiorita, molto molto fresca. Una volta però che lo utilizzate il profumo svanisce. Questa cosa, ripeto, non mi disturba perché io non sono una fanatica del profumo. A me piace vedere le cose pulite, se sono profumate poi ci spruzzo sul profumo io, a me basta che pulisce, ammorbidisce, deve svolgere la funzione per cui è nato. Anche per esempio quando lavo i pavimenti, anche se non profumo non mi disturba perché se vedo che il pavimento è pulito la casa è pulita, ecco. Questo mi piace moltissimo, 50 lavaggi sì, perché ne ho utilizzato un tappino, effettivamente in quantitativo era tanto, ammorbidiva i capi, ma ripeto, se vi piacciono le ammorbidenti profumose questo non fa per voi. Stesso discorso la spuma di champagne ammorbidente fresco puro con Deodress tecnologia neutralizza odori. Questi sono 750 ml di prodotto, profumazione molto molto buona e fantastica addirittura. Mi è piaciuto, anche qua utilizzavo solo un tappo a lavaggio, qua dice 30 lavaggi, io ne avrò fatto di più. Profuma a lunga durata, ecco, se asciugate all'aria leggermente rimane il profumo, ma non per tanto tempo. 2 giorni al massimo. Se li asciugo nell'asciugatrice il profumo assolutamente svanisce, quindi ecco, non è profumoso, però ammorbidisce i capi, li lascia belli soffici, belli coccolosi, e questo per me è importante. E poi ho finito questi che non mi sono piaciuti assolutamente, sto parlando delle perle di Vernel, che sembra un vibratore questo. Tecnologia microperle, profumatore per bucato Magic Affair, non mi è piaciuto assolutamente. Cacchiarola ha una profumazione troppo forte, troppo persistente, ne mettevo pochissime di palline,
cioè meno della metà, ragazzo, faceva un profumo quasi opprimente, opulento, nauseante. No, 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 questo qua poi mi prendeva la gola, non mi è piaciuto. Però se vi piace la profumazione forte, provate della Vernelle le altre versioni, perché questi sono proprio forti. Ho provato anche le diverse tipologie di bowls, diciamo, non mi ricordo l'altro quale ho provato, della Lenore forse. Questi sono ancora più profumati, mi ha durato tantissimo, questo non lo ricomando mai più. Passiamo invece alla cura della casa in generale. Qua troverete tantissimi detersivi tipo sgrassatore, non perché sono diventata matta, ho cominciato a pulire ogni angolo di casa 300 volte al giorno, semplicemente io sono una persona che, come nel beauty, apro tante cose, la stessa cosa faccio anche con gli sgrassatori, quindi mi sono finiti tutti insieme. Allora, la prima cosa, ho terminato della Solvay bicarbonato di sodio purissimo, questo lo utilizzo nella lettiera dei gatti, lo utilizzo nella lavatrice, lo utilizzo per lavare la verdura, lo utilizzo anche per uso alimentare, per esempio quando non digerisco eccetera eccetera, e mi è piaciuto molto nella lettiera, un'ottima soluzione perché assorbe tantissimo gli odori. Poi ho terminato anche queste, che sono delle salviettine igienizzanti. Questi li tengo sempre in postazione bagno, perché dopo le maschere, dopo i pasticci vari, ci do una passata invece di pulire ogni giorno. La stessa cosa anche i sanitari, perché io non sono solita di lavare il cesso 300 volte al giorno, lo lavo una volta al giorno e basta, poi passo le salviettine. Queste sono utili, mi piacciono di qualsiasi marca. Poi ho terminato lo Swiffer Kit, qua c'erano tre questi robini qua che si attaccavano, adesso non mi viene in mente. Swiffer mi piace molto, ne ho approfittato di un'offerta che avevo trovato dalla saponeria tanto tempo fa, di un mega kit. Questi catturano benissimo sia la polvere sia i peli, ottimo, mai più senza. Poi per il water ho terminato i miei due amatissimi prodotti per il cesso, V5 detergente per il WC alla profumazione oceano, in realtà sapeva molto di candeggina, questo mi piace, costa poco, sbianca molto bene. Quando non trovo il mio preferito prendo questo dalla Lidl, quelle rare volte che ci vado. E poi il mio amato Ace Candeggina Gel Multigetto, questo è fantastico, questo igienizza, sbianca, vi dà quella sensazione di aver pulito il cesso a fondo, il WC, mi piace tantissimo. Poi il marchio Ace per me è il migliore. Poi ho terminato la casa aceto, aceto bianco di alcol, sapete che io adoro questo prodotto, lo utilizzo dappertutto in casa, lo utilizzo per pulire la lavastoviglie all'interno per dare un'igienizzata, lo utilizzo sulla piastra del gas, vetri, ottimo. Ottimo, non lascia aloni, pulisce veramente molto bene, però vi deve piacere l'odore dell'aceto perché si sa di aceto, buonissimo. Poi per i piatti ho terminato svelto con antibatterico, limone verde e menta selvatica, ragazza, non mi è piaciuto. Un litro di prodotto, adesso sto utilizzando il mio amatissimo, quello della Chantecler Vert, al melograno, che è buonissimo, quello che è verde, diciamo ecologico, sgrassa di più. Da questo mi aspettavo molto di più, era tutto azzurrino, quantità tantissima, per carità, con l'antibatterico all'interno, ok, a me non me ne frega niente, però questo ci voleva veramente tanto prodotto per sgrassare i piatti e quindi non mi è piaciuto l'odore, era stranissimo, che non mi piaceva, sapeva di sì menta selvatica, però era strana, non mi è piaciuto, insomma, no. Poi, per quanto riguarda i pavimenti, sapete che io ho la lavapavimenti, che è il vaporetto, che adesso non funziona, anche la utilizzo, apro tantissimi detergenti per i pavimenti, quindi un giorno quando mi vedrete 5 detergenti per i pavimenti è perché li ho usati nel tempo. Ho terminato azione bagno gel, igiene profonda, azione anticalcare di Lisoform, questo lo utilizzo per tutto, per lavare il bagno, per lavare i sanitari e per lavare i pavimenti, lo utilizzo praticamente sempre, qua dice azione igienizzante, antibatterica, ma io lo utilizzo semplicemente per il profumo, anche perché a casa mia non è una fogna, i batteri sono
i batteri di sempre, non è che si sono modificati nel tempo, quindi io lo utilizzo da quando vivo da sola, non saranno 6 anni, ho sempre utilizzato questo prodotto, magari variavo, ma questo mi piace molto, ci lavo le piastrelle anche del bagno per igienizzare tipo la doccia, dopo tutti i patacconi di scrub, ottimo, a me piace molto. Passiamo ai sgrassatori, qua ne ho ben 4. Allora, il primo è la mucchina disinfettante sgrassatore attivo, superficie spray, elimina il 99,999% di batteri. Ragazzi, a me la mucchina piace, anche questa l'ho sempre utilizzata, non solo perché adesso c'è il Covid, l'ho sempre sempre utilizzata perché adoro la profumazione della mucchina, mi piace passare sulla superficie soprattutto della cucina, perché avendo i gatti vanno sempre sulla cucina, insomma, sul tavolo, a me non mi ha dato mai problemi, poi lo utilizzo anche per disinfettare la lettiera ogni volta che ci faccio che la lavo, quindi a me piace molto continuare a utilizzarla. Come mi è piaciuto di ecologico il Dank Mint Nature, questo lo potete trovare dal DM, sono 750 ml di prodotto certificato Ecolabel. Mi è piaciuto molto perché è effettivamente un'azione super 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 sgrassante, ma la profumazione è cattivissima, sembra proprio Via Cali, a me la profumazione di Via Cali è tremenda, proprio non la sopporto, ma sgrassa molto bene, anche questo l'ho utilizzato un po' ovunque tranne che sui mobili perché lo trovavo un tantino aggressivo, sulla cucina sgrassava divinamente, costa poco, è ecologico, però ecco, contate che ha la profumazione un po'... E poi ho terminato 2 sgrassatori di ACI che mi sono piaciuti entrambi tantissimo. Premetto che sono un amante della candeggina, ma quando trovo uno sgrassatore efficace anche senza candeggina mi fa piacere, perché così mi permette di utilizzarlo anche sulle altre superfici più delicate, magari per non rovinarle. E allora mi è piaciuto lo sgrassatore cucina efficace sul grasso incrostato della ACE, questo qua è nuovo senza candeggina, mi è piaciuto tantissimo, sgrassa divinamente i fornelli, sgrassa molto bene la cucina, i lavelli, non mi lascia tantissimi aloni, ovviamente io ogni sgrassatore poi lo risciacquo e ci passo un panno apposito per asciugare, non lascio mai la cucina diciamo umida. Ottimo, ne basta poco, buonissimo, mi è piaciuto molto, tra l'altro questo lo utilizzo anche per pulire le pattumiere, perché nella mia cucina moderna, che non mi piace, cioè la cucina mi piace, ma ho un cassettone dove ho 3 piccoli bidoncini per la differenziata e quindi essendo bianchi si impattaccano sempre, quindi utilizzo sempre uno sgrassatore, questo mi è piaciuto. Ancora di più mi è piaciuto lo sgrassatore igienizzante con superficie a contatto con gli alimenti, anche questo è senza candeggina, buonissimo. Questo l'ho utilizzato sia per i sanitari, questo l'ho utilizzato per la lettiera, questo l'ho utilizzato per la cucina e anche sui mobili della sala, quando ho spolverato ogni tanto ci passo anche questo, anche vicino ai termosifoni, insomma ogni tanto ci do una pulita, mi è piaciuto moltissimo, anche senza candeggina funziona benissimo, per me ACE è una garanzia. E poi l'ultimo prodotto che ho terminato è il cura lavastoviglie della Winnis, che uso solitamente, mi piace moltissimo, sgrassa, toglie il calcare, igienizza, ripeto, questi prodotti funzionano ma fino a un certo punto, ovviamente ci dovete mettere le mani una volta al mese, non nello scarico ma nel filtro, pulirlo, perché questi prodotti non ve lo puliranno mai al 100%, io prima pulisco il filtro, poi ci faccio un lavaggio a 90 gradi con questo prodotto e la lavastoviglie, anzi, prima di farla partire ci passo con un aceto di alcol in tutta la lavastoviglie, la sgrasso ben bene, utilizzo questo e mi viene una lavastoviglie pazzesca. E niente ragazze, io ho terminato, questi sono stati i miei finiti casa, fatemi sapere se avete provato anche voi qualche prodotto, io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.